Ciao! Benvenuti in questo nuovo Q&A. Il video di oggi sarà un po' diverso dal solito. Come avrete sicuramente notato, non c'è la solita location e penso conosciate il format del Q&A. Voi fate le domande, io rispondo. Anche l'audio naturalmente è diverso, questo è un mini microfono, ma poco più piccolo del solito. Ho chiesto di fare qualche domanda sia su YouTube sia su TikTok, ma anche su Instagram, ne sono arrivate alcune, non tantissime, però alcune, ed oggi risponderemo. Sei un fan di Spider-Man? No. In generale non mi piace così tanto la Marvel, e a proposito, guardate la maglietta di oggi. Ti chiami Andri perché ti piace Andy di Toy Story? Ehi, mamma? Mi chiamo Andri perché mi piace Andy di Toy Story. No, a quanto pare mi chiamo Andrea anche nella realtà, quindi perché non porti gli occhiali? In realtà gli occhiali li porto, non li porto nei video che vedete di solito perché registrando con tante luci addosso divento spesso un T-800 di Terminator e quindi non mi piace l'effetto che risulta. Ma cambiamo location. Mai pensato di abbandonare YouTube? Molte volte in realtà, però sono ancora qui. Sfortunatamente per alcuni probabilmente. Con quale YouTuber ti piacerebbe collaborare? In realtà ho collaborato già con molte persone, alcune non le conoscevo e volevo tanto collaborare con loro. Mi piacerebbe tantissimo fare un video o qualcosa con o Yotobi o Sinergo, uno dei due, ma molto probabilmente non avverrà mai. Conosci 151G? Ecco, uno di quelli con cui ho collaborato in realtà solo in una live quiz, che trovate comunque sul canale, ma mi piacerebbe tantissimo fare un video con Enrico. Ho levato gli occhiali perché il mio cameraman ha detto che si rifletteva sulle lenti e quindi... Eccoli qua, per la domanda di prima. Rispondiamo a queste altre domande di Joseph08. Ciao Andri. Se dovessi fare una top 3 per ognuna, quale sarebbero i tuoi supereroi Marvel e DC preferiti? Marvel direi sicuramente Spider-Man, Deadpool e... uno a caso per il terzo perché non ci ho mai pensato, Scarlet Witch. Mentre DC non ti saprei dire, forse vado sul mainstream, non che non l'abbia già fatto per la Marvel, però... Batman. Poi... contano come supereroi i villain, allora metto al primo posto Joker, poi Batman e poi Shazam, forse, solo per il film. Ti piacciono i Pokémon? No. Qual è il tuo film d'animazione preferito? Piccola interruzione per farvi vedere la maglietta di oggi, questa a tema Scarlet Witch, e vi informo che questa, assieme a tanti altri design, sotto forma di tanti altri gadget, potete trovarla su Pumpling. E se al momento del pagamento inserirete il codice ElPensiero4, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello, e queste calze vi costeranno 0 euro, perché sarà un regalo del sito e del mio codice. Ripeto, il link di Pumpling è in descrizione. In questo momento ci sono anche gli sconti estivi, che vanno dal 20 al 60%. Direi di affrettarvi anche perché ci sono design stupendi, in questo momento ci sono quelli a tema Stranger Things, Thor Love and Thunder e tanto altro. Passiamo alle domande che sono state fatte su Instagram. Che studi hai fatto? In realtà sto ancora studiando, devo andare al quinto anno di artistico e quest'anno gli esami. Che bello. Poi vorrei iniziare a studiare ufficialmente cinema perché in questo momento sto facendo tutto da autodidatta. La cosa più strana che hai mangiato? Se dovessi ricordarne una, probabilmente il casu marzu, il formaggio con i vermi sardo. E se dovessi dirvi il ricordo, non ricordo niente, probabilmente. Strano che... sì, a fuoco, è tutta faccia a fuoco. Altra domanda simile. Oddio. Che? La faccia a fuoco. Aia. Cosa ne pensi del coercivio, se si legge così? In poche parole, mi fa schifo. The Flash uscirà mai? Penso di sì, penso che arriverà veramente a giugno 2023 e sicuramente al cinema in ogni sala daranno come omaggio, per essere andati a vedere il film, una mini sedia da portare a casa, da tirare a chi vuoi. Ma cambiamo ancora location. Scusate il vento che si sentirà sicuramente, ma ho deciso di mettermi in questa postazione per farvi vedere quanto è bello quell'angelo lì, quella statua. Bellissima, no? No, in effetti fa schifo. Irodeo. Leggiamo le ultime tre domande da TikTok. Se potessi rivedere un film come se fosse la prima volta, quale sarebbe? Probabilmente anche in questo caso The Truman Show o Avengers Endgame. Quanti film hai visto quest'anno e quali ti sono piaciuti di più? Ti dico subito quanti film ho visto, che li ho segnati tutti su IMDb, ovviamente tra rewatch e prime visioni. Film visti quest'anno 153. Sinceramente poco, visti i miei soli. E quelli che mi sono piaciuti di più sicuramente The Batman, Elvis, Doctor Strange in The Multiverse of Madness,
Lightyear, posso dire anche come titolo, e tanti altri che sinceramente non mi vengono in mente in questo momento. Se avessi una spada laser, come la useresti? Visto Obi-Wan e visto l'ultimo periodo di Star Wars, le spade laser sono dei giocattoli, probabilmente la userei per tagliare il caso Marzo di cui parlavo prima. Ma ragazzi, questo video Q&A finisce qui. Se volete supportare il canale vi invito come sempre a lasciare un like, iscrivervi se non siete iscritti e seguirmi su tutti i social, link in descrizione. Tra l'altro su Instagram organizzo molto spesso questi adesivi per le domande, quindi ci sono dei mini Q&A anche lì nelle storie. Ne ho già parlato, in descrizione trovate anche il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E se volete qui sotto fate altre domande per un possibile altro Q&A qui su YouTube. E niente. Io sono Andri, ringrazio il cameraman, sempre mio fratello, perché in questi casi è sempre lui quando ci vedete fuori. Questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!